Dante colloca l'inizio del suo viaggio nell'aldilà nel 1300, precisamente nella settimana santa del 1300. Dante, in quest'anno, ha 35 anni, circa a metà della sua vita. In questo anno il poeta è al massimo della fame e del successo, sia politico che letterario. Dante, possiamo dire, è al vertice della sua vita. Ma proprio in quel momento dice che si ritrovò in una selva oscura, come a dire che quando a prima vista stava andando tutto bene, si accorge che tutto quel successo, quella fama, quelle soddisfazioni non sono in fondo niente. Da notare che Dante sottolinea l'aspetto dell'oscurità, smarrisce la via in una selva oscura. Tutto è buio e lui smarrisce la strada, la retta via. Dante non vede le cose e non vederle vuol dire non poterle conoscere, non poterle amare. Questo è l'inizio dell'inferno, già nella vita questo è un inferno. Quindi il problema che Dante pone all'inizio della Divina Commedia è come trattare le cose in maniera adeguata e giusta, come vedere e vivere tutti gli aspetti della vita in tutto il loro splendore. E se non abbiamo la luce per poterle conoscere, tutti gli aspetti della realtà sfuggono e non ci soddisfano perché non li vediamo. Ci sono lì, ma non li vediamo. Abbiamo amici, ma cosa vuol dire voler bene agli amici? Ci impegniamo e ci affatichiamo, ma cosa vuol dire impegnarsi e faticare? Dobbiamo prendere continuamente decisioni, ma quali sono le scelte giuste da intraprendere? Inoltre, secondo problema, tutto prima o poi finisce. Che senso ha sacrificarsi, amare, essere contenti, muoversi, se tutto finisce? E finisce dove? Che senso ha il cammino della vita se tanto tutto va a sfiorire? Senza una luce che possa illuminare la vita, si capisce che Dante dica che il solo ricordo di quel momento di smarrimento rinnovi la paura, una paura di poco inferiore, lui dice, a quella della morte. Tuttavia, proprio in questo momento, al verso 8, Dante afferma che è disposto a parlarne per poter trattare del bene che in questo terrore trovò. Questo buio della sua vita fu l'occasione incredibile, dunque, della scoperta di un bene. Al verso 13, Dante dice di essere riuscito ad arrivare al margine della foresta e di aver alzato la testa per vedere il sole che stava comparendo dietro a un colle. Questo è il primo gesto di speranza che Dante compie. Alza la testa. Siamo al verso 16. Anche in questa situazione oscura e paurosa, Dante ha il coraggio di alzare la testa. Anche se provato e disperso, alza la testa. Solo così ha l'occasione di cogliere la luce del sole che sorge e copre le spalle del colle di fronte a lui. Versi 16 e 17. Il sole. Sebbene tutto sia buio, la luce del sole che nasce c'è. Da qualche parte il sole c'è. Se Dante è vivo, da qualche parte la risposta a tutte le sue domande e paure c'è. Questo è il significato dell'immagine del sole che investe il poeta e gli fa riprendere fiato, spingendolo a cominciare la salita del colle di buona lena e apparentemente con facilità, quasi fosse un naufrago scampato alla violenza del mare. Versi 22 e 24. Eppure, proprio il colle gli rigetta addosso il male. Gli si parano infatti davanti in serie tre animali, una lonza, una sorta di ghepardo, un leone e infine una lupa, davanti alla quale Dante crolla. Io perdei la speranza dell'altezza. Verso 54. Con queste tre fiere, o animali feroci, Dante vuole riassumere tutti i peccati possibili, la lussuria, il potere, l'avidità e quindi la fragilità umana di fronte all'errore. Dante vuole evidenziare come l'uomo da solo non riesca a raggiungere la felicità, il compimento, Dio. La felicità è irraggiungibile per l'uomo che cammina da solo. E proprio a questo punto, il punto più difficile per Dante che rovinava in basso loco, cioè stava ricadendo nella selva oscura, dinanzi agli occhi mi si fu offerto qualcuno. Improvvisamente appare un'ombra misteriosa ma reale. Dante grida, miserere di me, abbi pietà di me, perché da solo non ce la faccio, chiunque tu sia, abbi pietà di me.
Dante può gridare perché si è trovato davanti qualcuno. Dinanzi agli occhi, è sempre importantissima la vista, il tenere gli occhi aperti e guardare, mi si fu offerto. Chi poteva immaginare che là, in fondo alla selva oscura, quando stava per morire, qualcuno gli sarebbe andato incontro. E di fronte a quell'essere Dante grida: «Abbi pietà di me», verso 64. A questo punto la figura si presenta come Virgilio, uno dei massimi scrittori latini che Dante ama più di ogni altro. Virgilio si pone come guida del poeta fiorentino e lo corregge immediatamente. «A te convien tenere altro viaggio, se vuoi salvarti da questo male», verso 91. Un altro viaggio. La strada per raggiungere quello che Dante desidera è un'altra via. L'intenzione di Dante è buona, la meta è giusta, ma il problema è che sbaglia strada. Dante pensava di cavarsela da sé e rapidamente. La vita però non conosce scorciatoie. Bisogna avere il coraggio di intraprendere tutto il percorso, dal proprio male fino al bene del mondo. Dante avrà l'occasione di guardare in faccia tutto il suo male, l'inferno cioè. Dovrà poi, passo dopo passo, vincere questo male, perdonarlo, perdonare se stesso e tutti gli uomini. Questo è il purgatorio. Infine vedrà la vita piena, il paradiso. Il primo canto si chiude con il verso «Allor si mosse e li tenni dietro», verso 136. Questa è in sintesi la legge della Divina Commedia e della vita in generale. Non si diventa grandi da soli. Tutto inizia con il riconoscere che c'è un maestro da seguire. E tutti seguiamo qualcuno, che sia noi stessi o la moda del momento. Per questo è importante essere coscienti di chi seguiamo. Dante ha accettato di seguire chi lo è andato a prendere nel punto più basso della sua vita e lo ha messo di fronte al più grande viaggio che la letteratura mondiale abbia mai potuto raccontare, la strada nell'aldilà per scoprire il vero senso dell'aldiquà.